Ciao a tutti, sono Scarlett, vi parlo dalla mia stanza e pensavate forse che in questo periodo non avrei parlato dell'amore? San Valentino si sta avvicinando vorticosamente e non ci si può esimere dal parlare dell'amore su un canale YouTube in questo periodo. E per farlo ho deciso di rispondere alla domanda di questo tag, che è un tag al quale avrei voluto partecipare già da anni. Poi, per tutta una serie di motivi, non l'ho fatto, ma ora è giunto il momento. Ma che ne so io dell'amore? Non so da chi sia stato ideato questo tag, non sono riuscita a ben capirlo. Vi dirò però che la prima volta lo vidi sul canale di Paola Style. Vi metto il link nell'info box. Prima di iniziare vorrei chiarire due cose fondamentali. Uno, non ce ne sarebbe bisogno, ma lo facciamo. È ovvio che le risposte a questo tag sono frutto del mio vissuto e delle mie esperienze. E non pretendo che la mia visione sia condivisa da tutti, spero che tutti facciano la stessa cosa nei miei confronti. Due, risponderò alle domande del tag pensando solo ed esclusivamente all'amore di coppia, perché ho visto nel tempo tanti video e in molte e molti hanno risposto pensando ad una visione generale dell'amore, ma diventerebbe un argomento troppo lungo da trattare. E quindi parliamo solo ed esclusivamente dell'amore di coppia. E direi che è proprio giunto il momento di rispondere alle domande. Ma prima vi ricordo di lasciare un like di incoraggiamento e di iscrivervi al canale attivando la campanella per non perdere neanche uno dei prossimi video. Domanda numero 1: che cos'è per te l'amore? Domanda molto difficile a cui rispondere e ci vorrebbero ore ed ore ed ore per dare una risposta esaustiva. Però vi risponderò dicendo innanzitutto che bisogna fare una distinzione fra quello che è l'innamoramento e quello che è l'amore. A questo proposito vi consiglio la lettura del libro di Alberoni, Innamoramento e Amore, e se lo trovo vi metto il link nell'info box, perché sì, l'innamoramento e l'amore sono due cose ben distinte. L'innamoramento è quella fase in cui conosci una persona e ne sei profondamente attratta, è quella fase in cui tutto è bello, è quella fase in cui si vive con le farfalline nello stomaco, ma è cosa ben diversa dall'amore. L'amore è un unico grande sentimento che racchiude dentro di sé un mondo a parte, ecco, un mondo a parte, è un sentimento fatto di rispetto, è un sentimento fatto di affetto, fatto di reciproca considerazione, fatto di libertà. L'amore è un sentimento che viene a crearsi nel tempo fra due persone che decidono di a un certo punto della loro vita di incontrarsi e proseguire camminando insieme, a volte mano nella mano, a volte ognuno per conto suo, perché quando si diventa una coppia non si diventa un tutt'uno. Oh, io a questa domanda non so rispondere. Niente, ne parliamo via via poi lungo tutte le domande del tag, va, che facciamo prima. Domanda numero 2, credi nel colpo di fulmine? Sì, perché c'è altro modo di innamorarsi di qualcuno. No, scherzi a parte, sì, credo nel colpo di fulmine, può succedere, però ovviamente è solo la prima fase che porta poi a lungo cammino verso l'amore e non è detto che ci si arrivi sempre. Domanda numero 3, credi nell'amore a distanza? No, sinceramente no, perché per me l'amore va vissuto nel quotidiano, va vissuto nel fisico e per fisico intendo proprio il contatto, il tenersi per mano, il potersi abbracciare nei momenti in cui c'è bisogno dell'abbraccio. Io quando sto con una persona mi capita di girarmi verso la persona e dargli un bacio sulla guancia senza neppure accorgermene, perché sì, l'amore è anche fisicità e quindi no, non si potrebbe vivere una storia a distanza. Certo, se è una distanza a tempo non crea alcun problema, ma se è una distanza continua, se l'amore è fatto più di momenti in cui non ci si vede che di momenti in cui si sta insieme, allora no, non ce la farei. Domanda numero 4: l'amore eterno esiste? L'amore eterno esiste e come? È il rapporto di coppia eterno che non credo possa esistere, soprattutto al giorno d'oggi, perché
Vi parlavo all'inizio della differenza fra innamoramento ed amore. L'amore eterno esiste nel momento in cui si è disposti a sacrificarsi e a coltivare la fase dell'innamoramento, a mandarla avanti, ad accettare che nel tempo le cose cambino, ad accettare che nel tempo non ci sia più il fatto che le budella si smuovono come all'inizio. Quindi sì, l'amore eterno potenzialmente esiste, è solo che ai giorni d'oggi viviamo in una società che ha bisogno di continui movimenti scossoni, abbiamo bisogno di cambiamenti continui, abbiamo bisogno di essere tenuti sempre sul vivo e sul filo del rasoio, perché è così che siamo diventati, e quindi è molto difficile che si possa poi andare avanti e passare dall'innamoramento all'amore. E credo che sia il motivo fondamentale per cui ormai tutte le coppie ad un certo punto saltano. Perché si arriva a quel punto in cui il friccicore iniziale comincia a finire, e a quel punto in cui si cominciano a vedere i difetti dell'altro, ed è quello il punto in cui le coppie saltano, perché non c'è più lo spirito per costruire poi un rapporto importante. Boh, spero di essermi spiegato. Nel resto, però, se parliamo di amore eterno senza il rapporto di coppia, sì, esiste anche, perché io penso che nel momento in cui si ama davvero qualcuno, anche se il rapporto di coppia finisce, non si smette di amare quella persona, assolutamente. È un sentimento che si conserva. È un sentimento a cui facciamo l'abitudine a non rispondere. Però l'amore vero, proprio l'amore, quello con la A maiuscola e con la O, di noi calabresi tanto aperta, quello non finisce mai, no. Non si smette mai di amare qualcuno. Domanda numero 5: qual è stata la tua storia più lunga? Che ve lo vengo a dire a voi, vi posso dire solamente che è durata all'incirca 10 anni. Vi posso dire che è stato il mio grande amore. Basta. Chiudiamola qui. Domanda numero 6: qual è stata la pazzia più grande che hai fatto in amore? La pazzia più grande che ho fatto in amore è quella di dare la possibilità all'amore di entrare nella mia vita. Credo che rischiare la propria vita, nel senso proprio vissuto, per vivere un amore è la più grande pazzia che si possa fare. Perché può andare bene e renderti la vita meravigliosa, ma la maggior parte delle volte va male, quindi è sicuramente una pazzia dare una possibilità all'amore, ecco. Domanda numero 7: un pregio che il tuo partner deve avere. Potremmo stare giorni e giorni e giorni a parlare di questa cosa, perché arrivata ad una certa età si ha ben chiara la figura della persona che si vorrebbe avere accanto. E quindi stiamo, avete tempo? No, scherzi a parte, rispondiamo seriamente. Il più grande pregio che deve avere la persona che mi sta accanto è sicuramente l'intelligenza e la maturità. Un uomo che deve essere a mio fianco deve essere intelligente e mi deve stimolare continuamente la mente, perché altrimenti io non ce la farei a vivere poi nel tempo la relazione. E deve essere abbastanza maturo da riuscire a vivere accanto ad una donna che è completa, che si sente completa anche da sola, che non ha bisogno di un uomo, ma che vuole condividere la sua vita con un uomo. E questo, al giorno d'oggi, è davvero difficile da trovare. Domanda numero 8: un difetto che il tuo lui non deve avere. Sicuramente non deve essere un pessimista. Ho bisogno di avere accanto a me una persona positiva, una persona che sappia godere delle cose belle della vita. Una persona che nei momenti difficili sappia dire ok, prendiamoci per mano, ce la possiamo fare, e non abbia voglia solo di lamentarsi e di dire non ce la posso fare. E poi non deve essere bugiardo. Io ho bisogno di una persona vera vicino a me, una persona che, ecco, se capita nel tempo che il mio lui esce una sera, conosce un'altra e scivola, ecco, io ho bisogno che mi dica la verità, ho bisogno che il giorno dopo torni e mi dica: è successo che sono scivolato. Le bugie, no, anche perché le scopro sempre e poi mi fanno perdere la stima della persona.
quando perdo la stima, con quella persona non posso più starci. Domanda numero 9: hai mai tradito? No. Se mi chiedi se è stata tradita, ti dico di sì. Hai mai tradito? No. No, perché credo che nel momento in cui mi renderei conto, non mi è mai successo, ma nel momento in cui mi renderei conto che ho bisogno di altro, direi al mio lui: ho bisogno di altro, arrivederci e grazie. Ecco. Domanda numero 10. Se scoprissi un tradimento, perdoneresti? Io ho scoperto il tradimento ed ho perdonato più di una volta, quindi sì. Se poi mi chiedi se è giusto farlo, dico di no, perché... Allora, io ho la visione che possa succedere negli anni di sbagliare, soprattutto ad un uomo. Mi dispiace, ma la penso così. Può succedere, quindi avendo presente questa cosa, è normale che mi viene da perdonare l'altro quando succede. E però questo poi sapete a cosa porta? Porta al fatto che l'altro pensa di poterlo fare sempre. Pensa di poterlo fare sempre perché poi tanto lei mi perdona. E quindi no, non è giusto farlo perché poi ti metti alla mercé di una persona che invece di apprezzare la tua capacità di perdonare, se ne approfitta. Domanda numero 11, hai mai lasciato? Io ho lasciato solo il mio primo fidanzatino perché allora avevo 16 anni, lui voleva fare troppo seriamente ed io mi sono spaventata. Avevo trovato una persona che aveva voglia davvero di costruire un rapporto, ma a 16 anni mi sono sentita troppo piccola e non ce l'ho fatta. E credo poi che nella mia vita ho pagato proprio questa cosa perché il karma è un grandissimo disgraziato. Domanda numero 12, sei mai stata lasciata? Devo pure rispondere a questa domanda? Devo rispondere? No, passiamo oltre, dai. Domanda numero 13, domanda serissima, quante volte sei stata innamorata? Ovviamente la mia risposta sarà per la domanda quante volte hai amato e non quante volte sei stata innamorata. Ho amato 2 volte nella mia vita. Sì, 2. Domanda numero 14, per te è più importante l'amicizia o l'amore? Che domanda è come quando chiedi a un bambino: vuoi più bene a mamma o a papà? Sono 2 cose molto importanti della vita di una persona e non stanno una ad un piano superiore rispetto all'altra, quindi non posso rispondere. Domanda numero 13: hai mai sofferto per amore? Sì, l'amore fa soffrire continuamente, l'amore fa soffrire anche quando è un amore felice. Soffri quando hai un amore felice perché hai paura di perderlo. Soffri quando non hai l'amore perché ti chiedi perché non ce l'hai. Sì, l'amore fa soffrire. L'amore è sofferenza. Ed è proprio perché è sofferenza in realtà che l'amore ci piace tanto, perché ci tiene vivi. Io la penso così e non mi ammazzate. Domanda numero 16: c'è qualcosa che vorresti dire ad un tuo ex? Sì, gli vorrei dire, caro mio, io ti vorrò sempre bene perché per me sei stata una persona importante. A distanza di tempo mi rendo conto che mi dispiace tanto per te. Le domande del tag sono finite qui, non oso immaginare il lavoro che dovrò fare in fase di editing per rendere il discorso fluido e per farvici capire qualcosa di quello che c'è nella mia testa. Ma adesso vediamo. Pensavo di fare un video facile oggi, invece mi sa di no. Se siete passati da qui, vi ricordo di lasciare un commentino così che io possa salutarvi. Per questo video è tutto, se vi va, ci vediamo al prossimo video. Vi mando un grosso bacio. Ciao!